Insomma, meglio di così e finalmente, per la De Simonese non poteva andare questa giornata numero 26. Vittoria franca, convincente e giusta contro una delle bestie nere storiche rappresentata dalla Imolese, che nemmeno fosse il Real Madrid, si è presentata al Melani addirittura con 4 punte e sconfitta per San Giuliano, San Maurese, Progresso, Borgo San Donnino e Mezzolara. Solo un punto per il Certaldo, che verrà affrontato domenica prossima, e 3 punti per il Prato, che verrà ospitato al Melani tra 2 turni. Al momento la Pistoiese sarebbe salva non dovendo disputare il play-out col Borgo San Donnino, distante ben 13 punti, 15 punti anzi, quando lo scalino al massimo ne consente 8. Ecco gli esiti di una giornata positiva. Ovvio che ci sia grande soddisfazione per questa prima meritata vittoria al campionato della Rosa, gestita e scelta da De Simone, frutto delle ottime prove di tutti, con Pertici e Evangelista sopra gli altri. Questo non cancella per nulla il fatto che, essendo la squadra il risultato delle mosse societarie, se non si sana la società, potrebbero anche essere inutili gli sforzi sul campo. Ma questo lo abbiamo sempre detto e ripetuto, e ci sarà quindi da attendere che cosa partorirà la fantasia gestionale di De Simone da qui alla fine del campionato. Dopo oltre 3 mesi la Pistoiese quindi torna a conquistare i 3 punti in campo, battendo per 1-0 un'Imolese votata all'attacco ma molto vulnerabile in difesa. Quella Pistoiese che vinse a San Giuliano era ancora guida con Sonni, 2, la seconda gestione. Questa, la De Simonese, è a guida Parigi e ai suoi primi 3 punti è tornata a vincere al Melani dopo 5 sconfitte consecutive interne. Ha meritato ampiamente, come detto, la vittoria, avendo condotto tutti i 99 minuti di gioco, tanto è durata la partita, con attenzione, intensità difensiva e anche ottima tattica di contropiede, avendo gli avversari di Molese giocato con un atteggiamento, a mio avviso, scriteriato, con 4 punte che poco è servito allo scopo. E dobbiamo anche dire che in un paio di occasioni gli arancioni avrebbero anche potuto e dovuto raddoppiare, insufficiente a dir poco, l'arbitraggio apparso confuso come minimo. I tifosi del Melani, quelli entrati allo stadio e quelli rimasti fuori in contestazione con la società, hanno quindi dovuto attendere quasi 4 mesi per riassaporare la gioia dei 3 punti, essendo stata l'ultima vittoria interna, come detto, quella con il San Donnino del 19 novembre scorso. In campo con Mataloni, Bai, Lomasi, Greco, Cordato, Pertici, Biagio del Rosso, Iello, Diacete e Bonfanti. Ennesima quindi nuova formazione per Parigi, costrettovi per le assenze e per squalifica di Riccio e Carannante e per infortuni di Marisent e Fiaschi. Unica punta è Bonfanti, visto che Azzina non è nemmeno convocato. Inizio di gioco confuso, con gli arancioni già al 7° costretti al primo cambio, causa infortunio a Iello, entra Evangelista ed è proprio lei entrato, che 4 minuti dopo finalizza a rete un pallone ben lavorato sulla destra da Pertici, che supera Vlahovic e mette in area, dove Evangelista non ha problemi a battere il portiere ospite. Sarà il gol vittoria, ma al termine di una gara a tratti vibrante, con parecchie occasioni da tutte e due le parti. L'azione del vantaggio verrà ripetuta un paio di volte con incursioni in contropiede che potevano essere meglio finalizzate, così come accade al 19°, quando un'imperiosa discesa di Masi, con palla portata dall'area arancione fino sulle soglie di quella rossoblu, non viene finalizzata da Pertici, che si fa ipnotizzare dal portiere Lauk Zenis, un 2-0 sprecato. L'Imolese adotta un modulo d'attacco che le fa correre però rischi immensi, ma cerca subito di riportarsi in parità. Brivido per Mataloni al 21°, quando una punizione del Rosso vede la palla sfiorare il palo. Fischi per la terna arbitrale al 25°, quando Pertici, ottima la sua gara, viene steso sulla destra, si rialza per cadere in area, ma non accade nulla, nessuno fischia. Si fa male anche Cordato, deve entrare Mendolia tra gli arancioni. Anche gli ospiti protestano per la caduta in area di Mattiolo, ammonito del Rosso per fallo di gioco. Il gioco di rimessa della Pistoiese sembra funzionare. L'Imolese confusa e poco attenta a difesa. Un'occasione per l'Imolese con un colpo di testa di Vlahovic, però impreciso, al 39°. Un vantaggio quindi assolutamente legittimo alla metà gara. Al terzo tiro fuori di Gulinatti, ospiti che entrano in campo molto più determinati. Ora l'Imolese spinge a tutta con centrocampo sfoltito, 4 in avanti, probabilmente sarà assedio, ma in contropiede la Pistoiese potrà pungere, come fatto nel primo tempo. Spreca però l'Imolese al 13°, con la palla che esce ma di poco, una grossa occasione sprecata da Raffini, su palla servita da Rizzi. Anche Pertici, senz'altro tra i migliori in campo, al 23°, deve uscire per crampi, entra Virdò. Ancora errori in difesa ospite, al 28°, Evangelista da solo davanti al portiere, però gli tira addosso.
un errore difensivo anche per l'Imolese, gli tira addosso appunto, ma quel Diap è stato rimpallato, quindi un erroraccio del difensore non sfruttato. Entra Milani al posto di Evangelista, e mentre ci si può anche chiedere cosa servono questa Imolese a quattro attaccanti, ammonito Greco per fallo di gioco, la pistola si cerca in tutti i modi di reggere e ha anche sprecato. Il finale è convulso anche perché vengono dati 8 minuti di recupero, ci sono state è vero diverse interruzioni di gioco per crampi, ma 5 sarebbero stati più corretti. Chiaro che la posta in palio, soprattutto per gli arancioni, era alta, ed è chiaro che la spinta totale ospite crea apprensioni, ma di vere e proprie occasioni per il pareggio l'Imolese non ne crea poi, tranne una botta finale di Rizzi, sventata da Mataloni, e nel recupero un colpo di testa di Raffini impreciso. È logica e comprensibile quindi la festa grande per Parigi e compagnia, con l'arrivo di 3 punti meritati che portano gli arancioni a quota 32. Comunque sia, dalle prossime 3 gare verrà fuori la verità su questo campionato tripolatissimo. Sono in palio a 9 punti con ben 3 scontri diretti a Certaldo, a Borgo San Donnino, con in mezzo il derby del Melani con il Prato. Il morale trarrà ampio giovamento dai 3 punti con l'Imolese.